Namaste, benvenuti ad un altro episodio di Minecraft in compagnia di Ace the Brave. Siamo tornati a casina. Allora, vediamo un po', come vedete dallo scorso episodio siamo a livello 27. Ho aggiunto ancora un po' di librerie, come vedete ci sono tutti quanti questi caratteri che si muovono per andare dentro il libro degli incantesimi, che oggi andiamo ad usare. Come vedete, ho un inventario un po' particolare. Ho il piccone di diamante e proviamo a incantare il piccone di diamante con un livello molto alto. No, magari devo metterlo qua. 19, no, 21, 18, 23, 25. Vado per il 25. Via! Un'efficienza 3. Vuol dire che scava molto, molto, molto più veloce del solito. E possiamo provarlo qui. Come vedete, praticamente in un secondo, anzi, cioè una frazione di secondo, abbiamo il nostro piccone di diamante con efficienza. Avrei preferito altri incantesimi, ma questo possiamo metterlo da parte. E per quanto riguarda gli incantesimi, abbiamo finito. Vediamo un po' cos'altro fare. Ho un fungo e della farina d'ossa. Così vi mostro, non serve più fare praticamente le... Ah, andiamo a letto magari. Chiudi porta, letto. Ok, ho piantato un fungo per sbaglio, vabbè. E vediamo se riusciamo a farlo crescere in casa. Praticamente non servono più fare gli allevamenti di le coltivazioni di funghi perché... No, non ha abbastanza spazio. Va bene, allora facciamolo fuori. Sperando di non trovare creeper. Ah, adesso ho cominciato a giocare in modalità difficile, in modo che così c'è ancora un pochino più di sfida. Comunque, mettiamo un fungo a casaccio qua e con la farina d'ossa possiamo, bam, farlo crescere. Vedete che vi cresce questo, che è la versione grande del fungo che ho appena piazzato. Potete farlo anche con l'altro tipo di fungo. E ok, non ci arrivo fin là sopra. Ed è intanto una maniera molto molto semplice per farsi un riparo. Piantate il fungo, lo fate crescere, costruite le pareti e siete a posto. Però se li distruggete, come vedete, ho già recuperato due funghi. Facciamoci una piccola scaletta per arrivare su, facciamo così. Sì, adesso non posso più salire là, quindi. Oh, non ho neanche... Vabbè. Non mi sono portato neanche blocchi. Sì, non vedo tanta differenza usare uno strumento o un altro. Ci sono mob vicini? No. Come vedete, recuperiamo. Ho già 30 funghi. Non mi ricordo con quanti ne sono uscito, ma ne abbiamo già presi un bel po'. Possiamo continuare. Spostiamoci. Vediamo. Potevo fare semplicemente così, prendere un po' di questi blocchi, posizionarli sotto qua. Anzi, facciamo direttamente così. Oh, così almeno andiamo sopra e adesso riusciamo a distruggere tutto quanto. Insomma, è un modo molto molto rapido di recuperare funghi con cui potete fare le zuppe, che sono ancora uno degli oggetti più utili per quanto riguarda il mangiare. Tra l'altro ho scoperto, come vedete, funghi, 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 tanti, 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 tanti veramente. Ok, torniamo indietro. Ho scoperto, dicevo, che quando combattete, quindi nella nostra... XP Farm, vi si consuma tantissimo la vita, la fame, perché ovviamente state faticando. Altre cose che voglio fare, intanto mettere via questi funghi. Purtroppo non ho un fungo rosso, ma dovrò recuperarlo. Questi li portiamo via e li mettiamo qui. Come vedete, oh, no, questo mi serve e non mi serve questa per adesso. E no, questa la mettiamo nella cesta assieme a tutta quanta la roba da mangiare.
Ok, allora craftiamo polvere infuocata e l'ultima slime ball e facciamo una crema di magma. Questo è il secondo ingrediente che metterò per le pozioni. Quindi andiamo a prendere un po' l'alambicco e le nostre pozioni. L'alambicco lo piazziamo, visto che non posso toglierlo, direi che possiamo piazzarlo, beh, magari ne farò un altro ancora, ma lo piazziamo qua. Usiamolo, mettiamo dentro le nostre tre pozioni e mettiamo la crema di magma. Dopo aver messo ovviamente com'è che si chiama? Escrescenza, qua si chiama verruca del Nether. Potete mettere un secondo ingrediente che darà il gusto in sostanza alla nostra pozione. Mettendo la polvere infuocata avete delle pozioni di forza. Mettendo la crema di magma, che appunto è questa doppia ricetta con slime e polvere infuocata, avete la possibilità di avere queste pozioni qui, che sono pozioni di resistenza al fuoco da 3 minuti. Adesso mettendo redstone e mettendo glowstone avete pozioni più forti o più lunghe. Visto che questa più forte non si può fare, è solo più lunga, io non mi ricordo sinceramente quale delle due cose bisogna mettere. Proviamo un pezzettino di redstone. Ok, a quanto pare sembra funzionare. Quindi vuol dire che glowstone, la come si chiama? La pietra luminosa che abbiamo trovato nel Nether aumenta la potenza e quindi saranno delle pozioni più potenti, pozioni di cura, di forza, eccetera. Mentre con la redstone si prolunga la durata, queste sono da 3 minuti, e adesso in teoria dovrebbe partire una da 8 minuti. Tra l'altro, strano che è coinciso anche con il pollo che ha fatto un uovo. Ok, queste pozioni ci saranno molto, molto, molto utili. Perché con queste intanto possiamo camminare nella lava, ma soprattutto possiamo andare nel Nether a mettere in sicurezza gli spawner di Blaze. Cosa che però non farò in questa serie, la serie finisce tra 2 episodi. Voglio lasciare a voi un po' di cose, farò un filmato in cui spiegherò tutto quanto, lo vedrete sul vlog, è un vlog, lo vedrete sul mio canale e voglio che continui un pochino tra una serie e l'altra una discussione su Facebook, quindi andate là e vedrete un po', vi spiegherò tutto quanto. Ok, altre cose, vediamo, con le nostre pozioni di resistenza che andiamo a mettere qua per adesso, vedremo di fare 8 minuti per mettere in sicurezza gli spawner, mi sembrano molti. E vediamo cos'altro possiamo fare. Vediamo di fare qualcosa con le angurie. Mi serve questa. Mi serve ancora un po' di terra. Ve lo mostro. Lo farò probabilmente da un'altra parte nella prossima serie. Sempre su questa mappa, ovviamente, però volevo fare qualcosa di leggermente, cioè sempre su questa mappa, ma avrò tante altre cose da fare nel prossimo Let's Play. Mi voglio prendere solo una pausa sostanzialmente. Ho bisogno dei secchi. Perché io ho sempre due secchi d'acqua di cui uno è mezzo vuoto? Cioè è sempre vuoto, vabbè. Andiamo a prenderci dell'acqua allora. Ok. E le cose che farò, vi anticipo, della prossima serie, ovviamente riguarda sempre Minecraft ed è sempre questa mappa, non cambia niente, semplicemente mi prendo, al posto di fare un episodio al giorno, mi prendo una pausa e farò altri 50 episodi più avanti, uno al giorno. Per adesso vi dico subito che voglio cercare di fare le mappe con Super Mago, quelle di Vex, e per il resto invece mi dedicherò ad altri let's play di altri giochi, uno alla volta, penso cominciando da Mario Luigi oppure da Cities XL, uno dei due vedrò di continuarlo e vedrete con calma anche gli altri. Ok, facciamo un po' l'acqua infinita e adesso vediamo di fare, mettiamolo proprio in mezzo alle balle. Vediamo, 1, 2, 3, 4. Allora, se non sbaglio, i semi non possono essere messi qua, perfetto. Però
però con la zappa posso farlo. Ops. Ok, dovrebbe funzionare così. Allora, io pianto qua i due semi di d'anguria, li facciamo pure crescere con la farina d'ossa. Uno e due, perfetto. E adesso questi dovrebbero, se non mi ricordo, se non sbaglio, generare un'anguria qui. Questi non sono, non possiamo raccoglierli, ma dovrebbero generare un'anguria qua che possiamo prendere e coltivarla così. Quindi questo semplicemente prendiamo l'anguria, ripassiamo la zappa e andiamo avanti così. Questo è tutto per questo episodio, ci vediamo al prossimo. Io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!